2.000 ospiti, 500 tra reali e leader mondiali e poi ancora 1 milione di persone attese in presenza, 4,5 miliardi di spettatori collegati. Londra è il centro del mondo per l'ultimo saluto alla regina, un evento planetario che coinvolge moltissimi uomini e tante donne, certamente l'evento più importante della storia britannica. La giornata è iniziata alle 7.30 in Italia con la chiusura dell'omaggio al feretro della sovrana a Westminster Hall. Qui migliaia di persone per 4 giorni consecutivi hanno fatto file chilometriche per vedere la regina per l'ultima volta, giorni di attesa con qualsiasi condizione meteo. La pioggia non è mai mancata, come spesso accade a Londra. Alle 8 si sono aperte poi le porte dell'abbazia di Westminster per l'ingresso degli ospiti prima del funerale. In programma alle 11, dopo l'arrivo della bara della regina sulla carrozza di Stato, la stessa che venne usata nel 79 per il funerale dello zio del principe Filippo e dal padre della regina Giorgio VI nel 1952, lungo il protocollo per i funerali della regina Elisabetta, che proseguirà fino a sera. I leader stranieri verranno accompagnati nel palazzo di Church House, ricevuti dal ministro degli esteri britannico Cleverly. Alle 14 il feretro verrà spostato su un carro funebre diretto al castello di Windsor e si andrà avanti. Ci vorranno 2 ore per arrivare a Windsor evitando l'autostrada. Alle 20.30, sotto gli occhi della famiglia reale, la regina verrà sepolta nella cappella di Windsor. Qui le telecamere non saranno ammesse, ma gli occhi del popolo britannico e di tutto il mondo osserveranno in qualche modo anche quest'ultimo atto del lungo addio alla regina Elisabetta II.